fumare il giudizio, a volte di cambiarlo. Non ha la presunzione di apparire infallibile nelle cose terrene. È uomo tra gli uomini e di questi ha paure e speranze. Ora ha come elaborato una strategia. Vuole far passare il messaggio che lui non è né un oscurantista, secondo alcuni, né un sovversivo, secondo altri. In tutto questo ha capito che l'opinione pubblica, la televisione soprattutto, giocano per la prima volta una partita decisiva. E così, in un immenso laminatoio grande due volte San Pietro, di fronte a 10.000 persone, fa quasi una pubblica confessione e insieme un discorso politico. Noi facciamo fatica a parlarvi. Noi avvertiamo la difficoltà a farci capire da voi. O noi forse non vi comprendiamo abbastanza? Voi siete immersi in un mondo che è strano al mondo in cui noi, uomini di chiesa, invece viviamo. Vi dicevamo salutandovi che siamo fratelli ed amici, ma è poi vero in realtà, perché noi tutti avvertiamo questo fatto evidente: il lavoro e la religione nel nostro mondo moderno sono due cose separate, staccate e tante volte anche opposte. Ma questa separazione, questa reciproca incomprensione non ha ragione di essere. Noi siamo venuti qua fra voi per dirvi che questa separazione fra il vostro mondo del lavoro e quello religioso, quello cristiano, non esiste, o meglio, non deve. 40,7%. Nel primo paese cattolico del mondo, i cattolici ligi ai dettami della Chiesa sono in minoranza. L'Avvenire scrive con realismo: dobbiamo prendere coscienza che si è dinanzi a un mutamento di costume e di cultura. La rivista Time scrive: l'Italia è finalmente entrata nel secolo XX. Dopo le dimissioni dalla Fuci nel 31 e l'allontanamento da Roma nel 56, per Giovan Battista Montini questa è la terza personale sconfitta. Ma non è ancora lui. Chiesa. L'ultimo grande atto. Notte del 24 dicembre 1974. Apertura della Porta Santa per il solenne giubileo, quasi il palcoscenico naturale per un ideale congedo. Ma un episodio, in quella notte, appare ancora un minaccioso segno. Papa Montini aveva detto: durante le cerimonie siamo visti da tutti, oggi specialmente che c'è la televisione. Ogni particolare deve essere controllato, perché esso può rimbalzare in tutto il mondo. Eppure succede l'impossibile. Nel momento più spettacolare della cerimonia, il martello che batte, i flash dei fotografi, il collegamento in mondovisione, in quel momento pezzi di mattone e calcinacci rovinano sull'ignaro pontefice, che resta fermo, le spalle strette, quasi rassegnato, barcolla, sembra cadere, come se una tragedia incombente lo minacciasse da vicino. . 13 maggio 1978, San Giovanni in Laterano, messa di suffragio. Fino all'ultimo qualcuno ha da ridire. Si nota che la partecipazione del Papa ai funerali di un uomo politico non rientra nella tradizione, ma Paolo VI non se ne avvede. È quasi, ormai, già fuori dal mondo. Giunto all'ultima stazione di una personalissima e misconosciuta Via Crucis. La sua non è un'omelia o una preghiera, è quasi un colloquio con il Padre. Comincia con un sommesso, soffocato rimprovero, per trasformarsi in un estremo, arduo atto di fede. Come nella notte del Venerdì Santo, quando tutto è compiuto, il buio ha avvolto la terra
e il padre non ha risposto. Ed ora le nostre labbra, chiuse come ad un enorme ostacolo, simile alla grossa pietra arrotolata all'ingresso del sepolcro di Cristo, vogliono aprirsi ad esprimere il De Profundis, il grido, il pianto dell'ineffabile dolore con cui la tragedia presente soffoca la nostra voce. Signore, ascoltaci, e chi può ascoltare il nostro lamento se non ancora tu, o Dio della vita e della morte? Tu non hai esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro, di questo uomo buono, mite, saggio, innocente ed amico. Le parole di Paolo VI sembrano trascendere la personale tragedia dell'amico per significare il dolore del mondo, degli uomini, e suo proprio, del vicario di Cristo. Paolo VI non sopravvive a quel giorno. Aveva confidato: ogni giorno mi preparo a morire. Aveva chiesto a Dio di prenderlo senza sorprenderlo, e Dio questa volta lo ascolta. Se lo prende in silenzio il giorno della trasfigurazione. È il 6 agosto 1900.